Ecco, io penso che sia uno schiaffo alla storia, ai sacrifici, alla maestria, all'eccellenza del Made in Italy alimentare italiano. Bene fa il governo a bloccare la produzione di carne sintetiche, però è chiaro che dobbiamo tenere presente che serve determinazione dentro il Parlamento europeo, perché gli interessi economici del mercato della carne sintetica spingono pesantemente. Anche il Parlamento europeo deve muoversi per bloccare la commercializzazione del cibo sintetico. È la posizione dell'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca dopo lo stop deciso dal governo italiano. Dietro al mercato del cibo sintetico ci sono interessi aziendali miliardari, commenta Ciocca, e il nostro compito è quello di difendere i prodotti agroalimentari. Il disegno di legge approvato dal governo Meloni prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato italiano sia di alimenti sia di mangimi sintetici. Ora, spiega Ciocca, serve un gesto forte anche da parte dell'Europa. Ecco, noi non siamo animali da laboratorio e quindi non vogliamo mangiare, dar da mangiare ai nostri figli prodotti da laboratorio. Vogliamo poter dare ai nostri figli e poter mangiare prodotti fatti con passione, con sacrificio e con la grande maestria del sistema agroalimentare italiano. Io penso che sia inaccettabile alimentarsi da carne sintetica quando gli stessi produttori di carne sintetica chiedono a chi decide di mangiare carne sintetica di firmare una liberatoria. Quindi uno dovrebbe, prima di mangiare un piatto di produzione sintetica, di produzione laboratorio, mettere la propria firma per togliere la responsabilità da qualsiasi effetto collaterale da questo prodotto. Mai visto un risicoltore, mai visto un allevatore, mai visto un pescatore che forniva il prodotto ai propri consumatori chiedendo di firmare una liberatoria. Ecco, questa è la dimostrazione che stiamo andando nella direzione sbagliata, ma serve assolutamente un comportamento rivoluzionario dentro il Parlamento europeo per fermare assolutamente questi interessi che vogliono speculare sulla nostra salute, sulla nostra storia, sulla nostra maestria e contro le nostre eccellenze.